Wahey, ben ritrovati da AndreLink91 e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Da qualche video sto iniziando a pensare a una cosa e questo ragazzo che l'ha scritta nel commento ha perfettamente ragione. A questo punto basta ogni volta dire le missioni, lo faccio da quanto? 30 video, 40 video, non lo so più neanche io. Le missioni alla fine sono sempre le stesse, vi continuerò a dire come si aprono gli stage segreti perché non tutti lo sanno e il gioco neanche te lo dice. E inoltre vedremo sempre le quest per l'evento e controllerò anche le missioni e se proprio alcune sono difficili da capire che mi ci devo impegnare anch'io, allora le traduco e poi ve le do in pasto, altrimenti se sono sempre le stesse scoppia tot puni, collega tot puni, fai un puni di queste dimensioni, basta perché alla fine sono sempre le stesse. Con un traduttore anche da cellulare si capiscono. Quindi iniziamo subitissimo come sempre con gli stage segreti e non ho ben capito che tipo di evento sarà questo, ma giocheremo parte dell'evento insieme in modo da diversificare alla fine anche il gameplay e cercare di farlo diventare quello che vorrei diventasse. Quindi gli stage segreti per questo evento sono tre e sono anche piuttosto semplici da aprire. Per il primo stage segreto bisogna collegare 10 puni nel livello 9. Per il secondo stage segreto invece bisogna creare un puni di dimensione 30 nel livello 23. Per il terzo e ultimo stage segreto bisogna totalizzare 1 milione di punti nel livello 39. E questi erano i tre stage segreti. Vediamo ora le quest per l'evento. Come sempre abbiamo sconfiggi il livello 1 e sconfiggi anche il boss del livello 13. Poi abbiamo sconfiggi 5 volte Kuten nella battaglia Shoot Battle del tiro a segno, vedremo poi insieme comunque. Poi batti il livello segreto numero 3, ok. Ah, ma è vero, questo qui è Shadow Side, poi c'era anche nell'introduzione. Forte. Sconfiggi il livello 45, sconfiggi 20 volte nella battaglia del tiro a segno Kuten e gioco una volta attacco al punteggio, ok, questo si può fare facilmente. Ma iniziamo un attimino il livello, poi vedremo anche i premi e faremo anche una slottata. Perché insomma i punti ne ho farmati un bel po' la scorsa volta, dato che sto riniziando piano piano a giocare a Puni Puni, nel senso che non lo gioco troppo tutto in una volta, altrimenti mi distanco ancora e non combino nulla. Wow, non l'ho fatto in tempo. Eccolo, abbiamo subito, come sempre, ovviamente il primo ce lo danno a gratis. Ah, Kuten mi sembrava tipo Natsume forma Oni, invece no. Audace, la bella tribù Audace, la mia preferita. Ah, perfetto, quindi queste qui possiamo anche potenziarci noi. Interessante, interessante. What's? Questo è nuovo. Ok, non è che mi servano le regole, però... Ah, lui direziona il tiro e poi dopo io lancio. Ah, va bene. Mi sa che il primo... Sì, il primo mi sa che lo fanno in automatico. Sì, ho visto, dai, su. Vabbè, tanto lo sconfiggevamo anche senza problemi. Ok, non so perché stava laggando in maniera bruttissima, ma non dovrebbe. Va bene, piuttosto semplice. Il primo, questo qui, te lo faceva in automatico, quindi vi consiglio di fare sempre in automatico la prima volta, perché almeno fa il gioco e non fate voi. Semplicemente per quello. Anche se la prima volta non è che ha bisogno di... Non è difficile. Beh, facciamo anche il secondo livello. In genere i primi due te lo danno in automatico. E scegliete sempre, quando sono livelli così bassi, di usare 10 punti e non 50, perché sennò ve li sprecate. Perfetto, mi piace. Bene, bene, mi piace. Bello. Io questo evento così non l'ho mai trovato in Puni Puni. Dovrebbe essere nuovo. Poi magari, io perché non ho giocato tipo 5
5 eventi, non l'ho mai coverati. Cioè, è stato quel periodo che non giocavo proprio, che neanche facevo i video. Quindi penso che può essere anche che l'ho saltato io. Allora, vi dicevo, il potenziamento. Come funziona il potenziamento? Vediamolo insieme. In poche parole, aiutando gli amici, se non sbaglio, si possono ricevere questi punti e si possono usare per potenziarsi i punti yokai che si ricevono a fine lotta oppure potenziare la potenza di danno. Il che è una cosa molto utile, se ci pensate. Potete anche comprare questi yokai. Questi yokai, insomma, sono anche piuttosto particolari. Ah, però abbiamo Natsume come mostro più forte di questo evento. Ok, va bene, interessante comunque, eh? Non male, non male davvero. Andiamo un attimino avanti nell'evento e poi dopo vediamo, insomma, cerchiamo di fare qualcosina. Mi piace comunque sia molto questo evento con il golf. Tiro a segno lo chiama qui, ma è golf palesemente. Molto carino comunque questo evento, mi piace. Andiamo a farci anche una slottata. E a quanto pare hanno messo i ranghi doppia Z nella slot. E abbiamo anche le monete che ci possono far trovare o il triple S sicuro, o il triple S e il doppio Z sicuro. Quindi ce le fanno scegliere. Ma quanto costano? Vediamo un po'. Praticamente sono 120 yen, sono un euro e qualche centesimo, o 2,50, 2 euro e qualcosina. Insomma, proprio grande sconto. Facciamoci questa, vediamo un po' che roba esce. Il Triple Z dovrebbe essere il nuovo super boss di questo evento. Oh, però, attenzione, una d'oro, quindi è sicuro. Una, infatti. Attenzione però, non male, non male. Cavoli, Amazing Michi. Doppia S, non male davvero. Bene, bene, bene. Tribù oscura. Non è tra le mie preferite, però ok. Comunque sia, dal prossimo video di Puni Puni le cose saranno molto diverse. Vi dirò sempre come aprire gli stage segreti, le quest per l'evento. Se c'è qualche missione particolare, non ce n'erano in questa. Insomma, sarà in maniera molto diversa da come lo faccio ora. Voglio dare una svecchiata alla maniera in cui porto il gameplay di Yo-Kai Watch Puni Puni. Quindi dal prossimo evento vedrete cosa ho in mente. Bene, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!